Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in una puntata di Gasig Garage, puntata in autonomia, ma che può essere utile a molti di voi. Oggi ci troviamo di fronte a un duetto coda tronca. Quindi una seconda serie, il primo è l'osso di seppia, coda tronca, duetto aerodinamico o quello col gommotto posteriore, duetto quarta serie. Questa è un seconda serie 1003, quindi un coda tronca come abbiamo detto. Non è una puntata dedicata al duetto perché ne abbiamo visti, stravisti, continueremo a vederne sempre di più, ma è una puntata dedicata all'acquisto delle auto. E a che cosa dobbiamo stare attenti nel momento in cui acquistiamo le auto, ragazzi? Allora, vediamo di capirci un po' di più. Allora, premetto che, vabbè, adesso noi abbiamo staccato il convogliatore del riscaldamento perché vi spiego, questa macchina è stata acquistata a... Ah, C'è il libretto nuovo. È stata acquistata il 27-10 del 2021. Poi lui è tanto che ha preso appuntamento. Solo che io, purtroppo, con le tempistiche sono lungo, quindi quello è un problema mio. Allora, l'ha acquistata il 27-10 del 2021 e il 31-08, quindi il 31 di agosto del 2021, ha fatto la revisione esito regolare, quindi neanche due mesi prima. Ora lui l'ha presa e ci ha fatto tipo 350-400 km. Lui ha telefonato tempo fa e ha lamentato delle cose abbastanza... Ehm, non pericolose, perché non sono pericolose, però fastidiose. Allora, la luce interna, questa praticamente, la luce interna qua, i fili qua, sono collegati a corrente continua. Quindi praticamente quando tu attacchi la batteria, questa luce qua rimane sempre accesa, fissa, non si spegne mai, a parte la rottura di coglioni di avere la luce negli occhi, ma comunque... Tu per, la sera devi staccare la batteria, altrimenti la macchina non parte. Gli è stata consegnata con una chiave sola. E sotto c'è un po' un pastrocchio che stiamo cercando di sistemare. Perché lui ha fatto la scheda delle cose che ha rilevato. Allora, poi ce ne sono alcune più importanti e altre meno importanti. Allora, riscaldamento e ventilatori. Secondo me tubi e cavi scollegati. Impianto elettrico da rivedere, più installare, accendi sigari USB. Cominciamo a far funzionare tutto il resto. Tutte le luci di cortesia sono bruciate o comunque sostituite con quelle spente. Spesso la luce targa fa falso contatto scollegare specchio retrovisore da impianto elettrico e autoradio che non si spengono se non scollegando la batteria quindi sia questo che quella pseudo autoradio che aveva su non andava motorino d'avviamento adesso non riesco a mettervelo in moto perché ci sono i fili scollegati ma fa dei versi pazzeschi qua arriva il bello freni da revisionare e, po da revisionare e posteriori secondo me da rifare perite olio, sospensioni e gommini usurate pressione olio tagliando avviamento punto di domanda sospensioni punto di domanda umidità nei manometri, va bene. Seconda marcia non entra perfetta in scalata, va bene. Freno a mano non funzionante. E qua arriva il bello. Cambiare anche la cuffia, autoradio nuova da installare, fornita più casse da sistemare, portiere da regolare. Entra aria tra capote e finestrini, ma qui siamo già a dei livelli superiori. Cominciamo a far andare la macchina capote con una piega a destra. Bisogna rifare la marmitta, mancano viti sui montanti. Fare copia chiavi perché gli è andata una chiave sola. Premetto che queste chiavi qui sono chiavi ovviamente non codificate che costano un dito in un occhio. Quindi, vendere un'automobile senza neanche le doppie chiavi. Installare tergi, tergi nuovi, due camere d'aria di scorta. Va bene, ok. Allora discorso freno a mano il freno a mano è qua ok perfetto allora adesso io lo tiro giù così è giù tutto ok perfetto col mignolo questo freno a mano non lavora ok quindi lui tira tre scatti ma questo freno a mano qui non c'è non c'è la corda attaccata l'ultima parte che lavora è dopo i tre scatti che fa così se tu tiri forte così allora riesce a fare uno scatto perché le prime tre non esistono. Quindi andiamo a vedere sotto qual è il problema. Guardiamo qual è il problema adesso sotto. Eh? Adesso abbiamo tirato il freno a mano allo spasimo, quindi cioè ci siamo praticamente appesi alla leva. Ok? Perché se noi facciamo andare i tre scatti con il mignolo, la corda non lavora nemmeno, ma si sente a mano. Quindi è una cosa evidente. Dopo analizzeremo le altre cose della macchina, ma guardiamo le cose più calde della sicurezza. Ok, allora. Dunque. Va bene, corda del freno a mano è a spasso per eh, le calende greche, va bene. Allora, ruota posteriore sinistra. le ganasce non lavorano bene sul perché qua il freno a mano è interno qua abbiamo la pinza dei freni il freno a mano è come le BMW le Mercedes è dentro come le Porsche è dentro nel disco del freno una infatti il registro segue questo registro qua praticamente non c'è molta luce ma stessa cosa per questa questa è peggio ancora dell'altra quindi, vedete come lavorano male? Lì, questi sono i due registri, perché la corda è una sola, poi ci sono i due tiranti che lavorano sulle due ruote. Qual è il problema? Allora, innanzitutto la corda del freno a mano è rotta, spezzata. Allora, allora qua. Dov'è? Qua. La corda del freno a mano è spezzata. Qui c'è il registro e la corda è rotta. Premetto macchina appena fatto la revisione, eh? quindi provare il freno a mano, almeno il freno a mano e le luci, ok? Quindi questa è la prima cosa. La Marmita va bene, marcia, cazzate. Tirante sospensione posteriore, vedete che qua ci vuole la luce. Allora. Qui. Ecco, questo è il tirante. Ultimo modello, eh? quindi tirante estraibile. Intanto che si va, il tirante della barra esce dalla macchina. Perfetto. Adesso lo ributtiamo dentro. Forse. Ok. Allora. Ok, perfetto. L'altro invece è buono. L'altro non viene il resto sotto alla macchina è stata data una, non so neanche come, una mano di, di vernice, ma non è stata verniciata perché non si capisce se è nera, se è grigia, se non lo so. Comunque, qui è marcia, questa è tutta, non è catramina, questo è stucco qualcosa. Qua dentro si entra dentro, se gli do un pugno giusto entro dentro in macchina, ma va bene stesso discorso per qua. Qua addirittura la macchina, non so se riuscite a vederlo, gli hanno saldato delle pezze. Dov'è? Qua. Qui addirittura la macchina gli hanno saldato delle pezze. Questo non è eh, un discorso ai fini della revisione, questo è un discorso ai fini più che altro del buon senso, no, va bene. Davanti c'è una tonnellata di stucco, però comunque va bene. Allora, discorso più importante Discorso riscaldamento. Allora, premetto che si può comprare una macchina, tra l'altro le pinze dei freni anteriori sono nuove, cioè comunque nuove, recenti, quindi come hanno guardato quelle davanti potevano guardare anche quelle dietro. Allora, questa macchina è, è uscita da poco da una carrozzeria, quindi è molto bella fuori, bella, insomma, è bella verniciata, è bella la macchina. Quindi è, è uscita da poco da una carrozzeria. Premetto che questi sono sempre i soliti problemi delle Alfa di tutte le macchine d'epoca che ci sono perché tutti vogliono vendere tutto Allora, è appena... verniciata, chiaramente quando loro quando, quando verniciano, non è che smontano i tiranti come facciamo noi, no, loro verniciano con i tiranti montati, li nastrano, ok Comunque sia è appena uscita dalla corsia, quindi dentro è stata completamente smontata, andiamo a vedere sul banco il discorso del riscaldamento perché questo è forte Ehi hey. Smontiamo il convogliatore. Allora, abbiamo smontato il convogliatore, ok? Questo è quello che distribuisce l'aria calda o l'aria fredda sui piedi, sul parabrezza, ok? Tramite queste leve tramite queste leve, ok? Direzionalità dell'aria, apertura e chiusura dell'aria e caldo e freddo, ok? E mi fa: non funziona. Io dico: va bene, apriamo. E eh, non c'è neanche la ventola. il posto della ventola dovrebbe essere questo, ma qui l'hanno eliminata la ventola. Quindi, questo invece, è il rubinetto del riscaldamento, che se lo tocco, cioè, a parte che non si. Apre, se lo tocco, mi rimane in mano, questo per dirvi che cosa? lasciamo stare la parte sotto della macchina lasciamo stare che bisogna essere tra virgolette degli intenditori anche se si presuppone che una persona che tratti automobili d'epoca che tratti automobili d'epoca quindi non deve essere un venditore di altre auto dovrebbe, dovrebbe fare solo le macchine d'epoca o le macchine particolari si presuppone che la macchina la conosca tralasciamo questo discorso quindi vi abbiamo già dato dei punti in più ma se io accendo la macchina, accendo il quadro, proverò la ventola della macchina se funziona. Come provare i tergicristalli, no? O il freno a mano. La, non sto parlando della revisione, sto parlando di chi deve consegnare la macchina. Allora, questo radiatore perde una marea d'acqua. Ma E meno male che non, non funziona il, il rubinetto del riscaldamento. Perché se il rubinetto del riscaldamento funzionasse, quindi l'acqua circolerebbe, questo qua perderebbe ancora di più. La ventola non esiste. Quindi qua dentro ci dovrebbe essere la ventola, non c'è. Quindi hanno, non c'è proprio. Quindi chi l'ha smontata e l'ha rimontata sarà colpa di uno o colpa dell'altro, però voglio dire, quando prendi in mano la macchina, provala. Cosa voglio dirvi, ragazzi? Perché sempre i soliti video. Sempre i soliti, insomma. Perché il discorso è molto semplice. Eh, tutti vogliono le macchine d'epoca, comunque la gente negli ultimi anni si è risvegliata. Tutti vogliono vendere le macchine d'epoca, nessuno vuole essere secondo a nessuno. C'è stato un momento che tutte le macchine non valevano nulla o valevano poco, no? Poi è esploso questo boom perché tutti, più gente si avvicina alle macchine d'epoca, più chiaramente nessuno vuole essere secondo a nessuno. Quindi se quell'altro vende la macchina a 30.000 euro, perché io dovrei venderla a 25 o 20? Ne voglio anch'io 30, posso dargliela a 28, ma comunque senza porsi il problema che la macchina possa essere o meno a posto. Se io vado a togliere il freno a quello che a me dà fastidio sono le cose palesi. Quindi la macchina potrebbe avere, non ho neanche menzionato il motore. La marmitta marcia non l'ho neanche menzionata, anche se lì. vabbè Ma se io mettessi in moto la macchina e la macchina avesse un problema di meccanica. Dopo 500 km, che ne so, sono tutti motori nuovi a loro. Eh? Gli hanno detto motore nuovo. Cioè, questa è una roba di default. Motore nuovo. Per me, questi tappi qua di fusione non li hanno neanche allentati. Ma non voglio parlare neanche del motore. Sono tutti motori nuovi. Comunque, ehm... Se ho perso il filo praticamente. Ehm... Per quale motivo io dovrei vendere una macchina a una cifra inferiore in un'altra? Sarei un pirla. Ma a me dà un fastidio le cose palesi. Allora, ho parlato del motore. Bene, ho detto due cose sul motore. Perfetto, ma i freni. Lo vedrai che se tu tiri il freno a mano. Allora, facciamo gli scatti, ok? Più su di così il freno a mano non va. Guardiamo la ruota posteriore. Questo è come non averla. Questa qualcosina lavora. Perché abbiamo spostato la corda? Perché, se la corda, la corda è spezzata, quindi se la corda lavora così non lavora niente, se invece io gli metto lì praticamente c'è un registro tutto filettato, che è quello che avete visto, spezzato con la corda che passa dentro. Se io gli metto il pezzo spezzato dritto, allora a quel punto lì la corda un po' riesce a tirare, ma se per, come prima era storta, puoi tirare quanto vuoi quella corda lì non lavora. Questo un po' lavora, l'altra è come non averla. Più il discorso della meccanica. Quindi cosa voglio dire? Che bisogna stare attenti alle macchine, ragazzi. Portatevi persone che magari, non dico meccanico, ma persone che magari ne sanno qualcosina in più di voi. Non fate gli acquisti di pancia. Non fate gli acquisti di pancia. Per quello vi ho voluto far tornare la domenica con Gasi, perché ci sono tante macchine che non dovrebbero essere vendute, o comunque dovrebbero essere vendute e ripristinate. Questo ragazzo qua, quello che voglio farvi capire è questo. Questo ragazzo, qua, ha fatto una sfilza di aggiunte, di modifiche. Facciamo stare fermo il coso: ha fatto un'aggiunta di modifiche che vanno oltre ai problemi che ha la macchina. No? Cosa vuol dire? Che non è un ragazzo che non vuole spendere i soldi, vuole la macchina a posto. Quindi, per quale motivo, io, io, nel senso non Gabriele, ma parlo in terza persona, io, venditore, non dovrei dargli una macchina, almeno con le cose basilari completamente a posto? Te le paga! Le paga quindi loro dicono: Io voglio essere sul mercato e non voglio strafare perché poi non li riprendo. Ma ci sono clienti e clienti quindi è come quelli che vogliono spendere poco: no? è un esempio che non sta in piedi. Però voglio farvi capire: c'è gente che mi aveva contattato per la 159. Ah, pensavo di spendere molto meno: benissimo, non c'è nessun problema. Con lo puoi spendere molto meno, voglio vedere se mi trovi una macchina esattamente messa come la mia. Ho fatto l'esempio della 159 perché è una cosa che è successa abbastanza di recente. quindi è vicina e vi ho voluto fare quell'esempio lì ma nella vita basta spiegargli delle cose cioè quando hanno fatto la modifica questa è, parliamo di finitura eh, quindi cazzate cioè, chi ha bucato il cruscotto qua cazzo ma un attimino di tatto non voglio dire che per il resto gli hanno rifatto la capote quindi io vi sto non vado neanche a parlare di come ha rifatto cappò, degli spife. lui ha menzionato gli spife. Qui andiamo oltre, queste sono finiture. Io ce l'ho con il lavoro del riscaldamento con il franamano. Oppure tu, in fattura, o magari al cliente gli dici e non gli è stato detto. Guarda, il franamano non funziona, ho fatto la revisione due mesi fa e lì forse è meglio che non lo dice, la il riscaldamento non va, ragazzi, non l'ho mai usato, ma quel riscaldamento lì l'hanno appena smontato. Perché questa macchina qui è uscita dalla carrozzeria di recente, cioè non è una cosa successa dieci anni fa. Quindi, o lui l'ha comprata e ci può stare, con un lavoro fatto da un altro e ci potrebbe stare, ma comunque sia, secondo il mio punto di vista, ci sono cose che basta farle controllare. Cioè, qui non è un lavoro di meccanica che uno dice, ok, c'ho cioè sotto, faccio un esempio: il 1600 al posto che il 1300 devo saper leggere i numeri, devo avere una certa cultura che in teoria bisognerebbe avere. Però devo avere una certa cultura. Qua si parla di prove molto semplici. Se stiro il freno a mano e sono, non dico in discesa, ma in piano, spingo la macchina e la macchina va avanti, non va bene. Oppure la macchina in moto, accendo la ventilazione e la ventilazione non va, e sarà saltato un fusibile. Sì, qua i fusibili sono grossi così, per saltare un fusibile. Poi non vi dico quello che c'è sotto la macchina. Quindi questo ve l'ho omesso. Tutta la roba che c'è qua sotto la macchina. Fili che stiamo sistemando. Questo non sto, non sto neanche a parlarvelo. Non sto neanche a parlarvi di questa cosa. Sto parlando delle cose importanti, quindi il riscaldamento e il freno a mano. Stop, il resto sono tutte cose che si possono sistemare. Però secondo me, se prestate un pochettino più di attenzione e diamo il giusto valore alle cose, che per dare il giusto valore alle cose non vuol dire, lo ripeto un milione di volte fino a che non sarete stufi, non vuol dire non pagare le cose. Vuol dire... Se c'è una cosa particolarmente bella io la pago anche di più di quello che vale, senza rompere i coglioni. Quando mi capitano queste, o oh, mi piace la macchina è rossa, non ce ne sono, perfetto, benissimo, fammi il prezzo che la compro, oppure mettimi a posto queste cose. Magari il mettimi a posto queste cose a una persona che ve la stava vendendo con queste riparazioni omesse, e non credo che non se ne sia accorto, io personalmente non gliela farei riparare a lui. Questo è il mio parere, poi siete liberi di fare quello che volete. Però, secondo me, cioè queste sono cose che si possono vedere con un esame molto semplice: c'è cioè la luce, la plafoniera che rimane sempre accesa. Non serve un meccanico per vederlo. Cioè, c'è qualcosa che non va. La macchina con una chiave sola c'è qualcosa che non va. Quindi, quello, la chiave sola, è la punta dell'iceberg. Cosa vuol dire? La chiave so cosa costa una chiave? 15 euro? 20 euro? So, bisogna chiedere a Bottero, non lo so. A Roberto. Vabbè, mettiamo che costi 20 euro. Non lo so, eh, ok. Ma un venditore, perché questa macchina qui l'avrà pagata, non lo so, io lo posso chiedere, ma penso che 20.000 euro l'abbia pagata, dai 15 ai 20.000 euro l'aveva pagata. Se un venditore dà una macchina senza le seconde chiavi, ma chiavi che costano un caffè, una pizza, ti fa capire come può essere tutto il resto. È il discorso della delta evoluzione con un altro motore. Vi ricordate? Perché dico questo? Perché è la punta dell'iceberg. Un'evoluzione, adesso cambiamo discorso di macchina, con un altro motore vi fa capire come può essere tutto il resto. Cioè, quello l'ha presa, l'ha pagata X e l'ha girata, l'ha venduta proprio, non l'ha neanche guardata, perché le chiavi, il riscaldamento, il freno a mano, ma sono cose... Se sto andando oltre le perdite d'olio, non vi ho fatto neanche vedere il cilindrato della frizione che perde. Queste sono cose che ci possono stare. La macchina ha 40 anni, ci mancherebbe altro. Ma gli hanno appena fatto la revisione, gli hanno appena fatto la revisione, li avevano, scusatemi, gli avevano appena fatto la revisione. Non hanno provato il freno a mano che non funziona, l'hanno fatta col freno a pedale. Quindi vuol dire che le pinze posteriori spero funzionino, Sì, perché c'è la fotocamera, quindi quella dovrebbe funzionare che poi tra l'altro questo ragazzo ha comprato i capellini, la, la, la radio, depo, quindi è uno che gli vuole spendere i soldi, perché vuole la macchina a posto. Questo video serve perché secondo me ci sono delle cose che si possono evitare, tipo queste, che non parliamo di migliaia di euro di riparazioni, quindi magari ci perdiamo, parlo al plurale, perché dopo, si, facendo così si perde tutta la nostra categoria, mi tiro dentro anch'io che sono solo un venditore, quindi si perde tutta la categoria per delle cose... Che magari sono delle cazzate, magari queste persone che vendono le macchine, sto ipotizzando e eh, non lo so, non hanno una linea di meccanici esperti su questa macchina. E lì torniamo al discorso che ho fatto mesi fa: perché uno non dovrebbe vendere tutto. Io mi sono fatto una cerchia di autovetture che riparo, che non sono solo italiane, assolutamente, perché facciamo tantissime BMW e Mercedes. Ma ci sono delle macchine che noi non facciamo. Cosa vuol dire? Perché non ho esperienza. Ma voi andate a dirgli a un venditore di macchine, tu non tratti questa macchina, menchia. Non trattare una macchina, non vendere una macchina per quest'uomo o questo eventuale meccanico sarebbe come dirgli che è impotente. E invece è sbagliato. Perché nella vita bisogna, tutti dobbiamo specializzarsi in qualcosa. Poi uno può esserci un modello che conosce di più o di meno. Ma se io, venditore, e mi sto tirando dentro anche se non lo sono, decido di vendere un modello... Devo essere sicuro di dare al cliente un'assistenza o comunque un'eventualità un di riparazione. Voi pensate che un annetto e mezzo fa, non mi ricordo su che macchina, ma era una macchina abbastanza costosa. Mi avevano proposto una permuta: non era uno scambio perché c'era una, quella lì più il conguaglio, su una Citroën DS21, che è una delle autovetture che, io, che mi piacciono di meno in assoluto, che non me ne vogliano. Eh. Poi ha la sua storia, è una macchina mitica, tutto quello che a me non piace. Questa macchina qua, io non l'avrei mai ritirata. La macchina era a posto, eh? quindi parliamo di macchina da privato amatore che mi avrebbe dato dentro per comprare la mia che era bellissima. Mi pare fosse una tema 832, ma non sono sicuro. Io non l'ho ritirata quella di S21, perché se quella macchina, comprata alla Gasi, sfiga vuole e ci può stare, avesse qualcosa, io non sarei in grado di dargli una continuità nelle riparazioni come si deve qua stiamo già io ho già fatto un ragionamento sadomasochista lì andiamo oltre qua invece non gliene è proprio fregato niente Cioè, non va il freno a mano, la luce è sempre accesa non va la ventola, vendiamogli la macchina quindi qua stiamo andando oltre loro hanno già venduto una macchina che non è a posto invece la DS21 che mi avevano dato era a posto ma se avessi avuto un problema le sospensioni e il resto, sarei stato in grado di ripararla? Forse sì forse no, non mi sono sentito sicuro e non sarebbe stato corretto come continuità nei confronti del cliente. Questo era solo per farvi un esempio. Spero di non avervi annoiato, ragazzi, quando avete qualche problema con qualche macchina io vi consiglio di rivolgervi a degli specialisti, quindi non alla Gasi, a degli specialisti, e magari farsi dare un consiglio. Ci sono delle cose che sono risolvibili veramente con un consiglio di un appassionato, ecco, senza andare nelle particolarità della meccanica. Ciao a tutti ragazzi, un abbraccio al prossimo video. Ciao! Pensavate di esservi liberati di me, invece eh? abbiamo tirato giù la macchina dal ponte. Questo è successo adesso. Eh? Il freno a mano è giù per far vedere la pericolosità di quel cavo. Il frenamano è completamente giù, la macchina non si muove. La macchina non si muove. Quindi tirando il freno a mano un po' di più, quel pezzo di corda lì si è spostato dentro e ha lasciato tirato le ganasce. Non sono tirate tantissimo perché magari in 3-4 in si riesce a spingere, ma da solo non si riesce più a togliere. Quindi adesso l'alto sul ponte e sgancio il registro del freno a mano. Solo per vedere che cosa può succedere in, da un momento all'altro con un pezzo non funzionante. Arri ciao!